Ciao a tutti da Gerardo Paterna per RTV, bentrovati, nuova intervista anche oggi con un ospite inedito, parliamo di Laila De Berto, presidente di FMDS Group. Ciao Laila, Ciao a tutti, grazie. ciao Gerardo, buonasera. Bene, bene. Allora, anche a Laila, che si occupa di consulenza nel mondo assicurativo, facciamo qualche domanda per capire meglio che tipo di sinergie si possono costruire con il settore immobiliare, quindi con gli agenti immobiliari. Allora, intanto cerchiamo di capire un po' FMDS, in quale punto della costellazione sta assicurativa? Allora, FMDS, come molti sanno già, è una società di consulenza di direzione che in realtà si occupa degli sviluppi delle imprese. Poi, storicamente, ci siamo occupati degli sviluppi assicurativi in ambito bancario prima, in ambito assicurativo su canali indiretti poi, fino ad arrivare, a canali, abbastanza alternativi per il mondo tradizionale. Assicurativo che sono la mediazione del credito e il canale immobiliare. Quindi possiamo dire che oggi, di fatto, tra le altre attività, fate consulenza, diciamo, alle reti di mediazione del credito e prevalentemente alle reti immobiliari, che possono essere reti agenziali, franchising o meno. Allora, è corretto, la consulenza sul distributore è l'atto finale. In realtà ci sono delle fasi preliminari, nel senso che il nostro ruolo di consulenti di direzione ci permette un gioco diverso e facilitato con compagnie, con riassicuratori a livello progettuale, a livello tecnico, a livello gestionale, a livello di innovazione. Quindi c'è un gradino prima della distribuzione, dove noi ci collochiamo da Sì, 20 anni. che è molto preparatorio, che riguarda anche la formazione, È molto suppongo. preparatorio, riguarda chiaramente l'apertura di gruppi di lavoro con compagnie, con riassicuratori, riguarda la delineazione di tutti i processi gestionali, riguarda la calata poi sul distributore e sulle reti distributive di tutti i contenuti tecnici, commerciali, formativi, eccetera, eccetera. Quindi siamo nel mercato assicurativo. Una realtà assolutamente anomala con un modello assicurativo e distributivo assolutamente anomalo. Un buon inizio, Sicuramente sì, differenziarsi, sicuramente ok. sì, Bene, sicuramente sì. come vedi allora gli intermediari professionali, quindi gli agenti immobiliari rispetto alle opportunità che il mondo assicurativo offre loro? Li vedo potenzialmente bene. Con una prospettiva di lavoro, di attività, di integrazione del business fattibile, ma con la necessità di un tempo medio-lungo per interiorizzare tutta una serie di contenuti, di elementi e di indicazioni in ambito assicurativo che non sono conosciute, non sono chiare. Non sono interiorizzate. Quindi di fatto dici, l'agente immobiliare ha grandi potenzialità Assolutamente sì, inespresse, ma assolutamente deve sì, A prendersi la responsabilità di decidere che se ne vuole occupare. assolutamente Ok, che sì. vuol dire? Che vuol dire? Istruirsi, seguire delle procedure e voglio dire, no, Capirne le logiche, capirne le Gerardo. logiche, Cioè, ok? nel momento in cui io inserisco sul mio core business un business complementare, lo devo conoscere, Certo. cioè le macro regole le devo conoscere, le devo condividere, perché sennò veramente diventa un mercato ingestito e dove tutto è vero e dove tutto non è vero. Certo, Quindi sì. diventa Complesso, veramente complesso e poco certo. interessante da gestire. Chiarissimo. Allora, tu hai spesso a che fare con le reti agenziali, quindi parliamo di network o di mediazione creditizia o di network più immobiliari. Che sensibilità vedi, diciamo così, rispetto al rapporto tra quindi la mamma, franchisor o diciamo così, società di punta rispetto ai propri associati barra affiliati, cioè viene fatta un'azione di
istruzione, informazione, apertura anche a nuovi scenari operativi rispetto all'assicurazione? Allora, qui ti devo rispondere da consulente di direzione perché altrimenti rischio di fare il consulente immobiliare, non lo voglio fare, non mi permetto. Allora, oggi la formula della distribuzione immobiliare in franchising è molto debole in Italia, come tutti sanno, è molto piccola a livello di Sì. dimensioni, di numeri, e anche le direzioni, per quanto possono avere una consapevolezza sul tema, hanno assolutamente poca forza nei confronti della rete, Ecco, del quindi distributore. dici franchising fantastico, ma un modello distributivo dai numeri esigui. In più non c'è, diciamo così, sufficiente influenza, se vogliamo Assolutamente dire, sì, forza, rispetto influenza, agli affiliati. capacità di convincimento, perché mancano delle leve che non c'entrano nulla con l'assicurativo. Mancano delle leve di business nel modello italiano, quindi non è facilissimo, secondo me, all'interno delle reti in Cosa franchising. vogliamo dire a questi capi delle aziende, a questi franchisor? A questi franchisor dobbiamo dire di tentare comunque qualsiasi via per inserire delle linee di redditività all'interno delle loro aziende sane, per fidelizzare i loro consulenti, per dare valore sul mercato ai loro consulenti nei confronti del cliente finale, per non continuare a impoverire il canale, per arricchire il canale. Quindi io non dico di non provarci, quindi bisogna continuare a provarci, identificare nuove leve, nuove strade, e sicuramente anche nell'ambito del franchising dei risultati sull'inserimento di business complementari, quali quello assicurativo, ci potranno sicuramente essere. Il tempo non è rapidissimo rispetto a Sì, in questo. ogni caso c'è FMDS. In ogni caso ci Sì, può essere FMDS. Non facciamo grande promozione di noi, siamo molto sulle retrovie, quindi. infatti per questo vi invitiamo per portarvi fuori, no? E dire esiste un mondo diverso, no? Assolutamente sì, ma la cultura del consulente di direzione è E la che sta discrezione. nel back, quindi fa andare avanti il management. Fa vincere il management, fa vincere le aziende. Bene. Questa è la regola del consulente di direzione. Bene. Allora, una domanda che farà piacere agli agenti immobiliari. Ci fai qualche esempio di prodotto che ben si sposerebbe con l'attività quotidiana degli intermediari professionali? Sì, allora, dividiamo chiaramente in due le attività dell'agente immobiliare, quindi da un lato tutta l'attività fatta sulle locazioni, dall'altro tutta l'attività fatta sulla compravendita, anche perché sono due mondi diversi, che non è detto che si parlino e che abbiano sovrapposizioni l'una sull'altra. Locazioni permane sicuramente la necessità di tutelare il locatore da eventuali perdite pecuniarie. Su questo ambito bisogna essere molto chiari: non ci sono grandi offerte, non ci sono grandi player a livello assicurativo. Qualche grande brand ci sta ripensando, c'è qualche formula di prodotto interessante. Attenzione su questo prodotto agli equilibri tecnici. A questo prodotto si coniuga bene, si sposa bene la tutela legale, e su questo ci sono delle formule anche molto carine, che sono anche offeribili, di basso importo, e che tutelano veramente molto bene il locatore, e direi che a questo punto sul locatore ci siamo. Lato conduttore, ribadisco, perché è una cosa che negli ultimi 2 anni continuo a dire: focus, qualora sia un dipendente privato, sulla tutela perdita d'impiego, perché manda in là almeno di 12 mesi qualsiasi problematica di sfratto, di contenzioso con il Che vuol proprietario. dire? Perdo il lavoro e sono certo quantomeno che l'assicurazione interviene per Paghi coprirmi l'affitto per i prossimi il 12 mesi, ad canone, esempio. sì, esattamente, Certo. almeno di 12 mesi sul primo sinistro. Certo. Quindi questo vuol dire che non si apre
alcuna criticità col locatore, bensì il locatore può addirittura avere un vincolo sulla ricezione Ah, ecco, questo è del interessante. canone pagato dalla compagnia, In un modo tale vincolo che, mensile, certo, in modo che gli arrivi direttamente. direttamente. Vabbè, Quindi questo questa è la svolta nel mercato delle locazioni. Affianchiamo sempre sul conduttore, di cui poi ne beneficia ovviamente il locatore, rischio locativo piuttosto che qualsiasi danno o criticità che può avvenire all'interno dell'immobile. RC del capofamiglia, assistenze e quant'altro. Direi che sulla locazione in Italia Sì, c'è non quello abbiamo poi che. altro. Bene. In questo momento non abbiamo altro. Compravendita? Compravendita, rispetto a tutto il processo che un agente segue per vendere o far acquistare un immobile ad un cliente, primo punto, tutela della capanna confermatoria da diversi punti di vista, quindi rispetto a vari rischi. Questo è interessante, eh? Per gli agenti che ci seguono è interessante. Ed è un prodotto che oggi costa veramente pochissimo e quindi credo che sia un prodotto cheap da omaggiare, cioè sinceramente neanche da vendere. Quindi io sono agente immobiliare e dico, caro cliente, se tu acquisti da me e caro cliente, se tu vendi con me, a questo punto sappi che tuteliamo la capanna confermatoria nei confronti dell'acquirente. Bene. E questo è il primo punto. Secondo punto è relativo alla tutela post-acquisto, Sì. quindi è chiaro che un cliente che acquista un immobile, magari non proprio da poche decine di migliaia di euro, ma stiamo su un acquisto un po' più corposo, probabilmente si è esposto a livello creditizio, quindi ha chiesto un mutuo, quindi ha un debito. Sicuramente se è il maggior apportatore di reddito, ha un'esposizione di rischio forte sui primi 24-36 mesi. Su modello americano oggi ci sono delle tutele formulate da prodotti che sono anche prodotti abbastanza reperibili a livello italiano, che possono tutelare in casistiche ovviamente di sinistri gravi e importanti lui stesso, quindi l'acquirente o gli eredi legittimi con una ricezione di iniezione di capitale assolutamente significativa che può permettere di tenere il bene, di non svenderlo, di gestirlo, di Quantomeno capire cosa fare da lì a 12 assolutamente mesi. sì. Ok. A questo si aggiungono tutte le tutele danni sull'immobile, quindi anche qui responsabilità civile del capofamiglia, tutti i danni possibili immaginabili, tutte le assistenze possibili immaginabili, con alcune formule particolarmente innovative che tutelano anche tutto quello che c'è all'interno dell'immobile a livello di elettrodomestici, impianti, eccetera, eccetera. Sono formule, nuove, anche qui con costi assolutamente contenuti, quindi tranne la tutela sul patrimonio, che sicuramente è un pochino più importante a livello di premi, la prima sulla capanna confermatoria, e le ultime che ti Sì. dicevo Certo. sono prodotti anche omaggiabili nei confronti di un cliente che aumenterebbero notevolmente Beh, il valore della consulenza certo, immobiliare. questo è fondamentale, è vero. Senti, prima mi facevi un accenno anche a un prodotto che è stato lanciato da pochissimo che riguarda le donazioni. Assolutamente sì, non è un prodotto nostro, noi lo distribuiamo, è un prodotto del nostro partner Aon Spa. Ok. Quindi non la parte riassicurativa di Aon, ma la parte distributiva di Aon, il broker distributivo. Allora, io Gerardo lo definirei correttamente affinché non ci siano aspettative non poi corrisposte per quanto riguarda gli agenti immobiliari, è un prodotto di servizio. È un prodotto che permette di risolvere acquisti critici che hanno all'interno dell'acquisto immobiliare la problematica donazioni. Questo interessa, o meglio, può interessare molto l'agente immobiliare, ma può interessare molto anche il consulente del credito, perché qualora l'acquirente richieda un mutuo, Certo.
è uno degli ostacoli principali nell'erogazione da La banca parte dice dell'istituto di arriva credito. l'immobile della donazione e non te la finanzio. Esatto, quindi è un prodotto che risolve il problema con un premio abbastanza contenuto, dipende ovviamente dal Dell'immobile, valore, dal suppongo, valore dell'uso, certo. ma dipende da una serie di fattori. Non è un prodotto carissimo, non è un prodotto per fare redditività. Certo. È un Di prodotto di servizio. servizio, vogliamolo chiamare problem solving, quindi Certo. che mi risolve la problematica. Bene. Punto. Fantastico. Allora, anche oggi quindi abbiamo imparato qualcosa di nuovo, quindi le assicurazioni sono un'opportunità, possono essere complementari nel supportare il valore del servizio che ogni agente immobiliare dà al proprio cliente e gli esempi che ci ha portato oggi Laila sono assolutamente evidenti e palesi. Restiamo ovviamente a disposizione per ogni chiarimento tecnico. Mi sono impegnato, anzi, mi sono impegnato, Laila si è impegnata con noi a rispondere a eventuali domande dovessero sorgere e l'abbiamo presa subito, subito in parola. Laila, ti Assolutamente sì, ringraziamo, ringraziamo grazie a te voi. FMDS per essere intervenuta. Quindi da Laila e Gerardo Paterna un saluto a tutti e ci vediamo poi per la prossima intervista. Un A presto. saluto, grazie.